Buongiorno a tutti, è prevista un'introduzione del direttore del Dipartimento, Francesco Dagnolo, che interverrà sicuramente nel corso della riunione, ma mi ha chiamato per dirmi che altri impegni lo trattengono nell'amministrazione. Quindi farò io le sue veci, nel senso che io mi ero preparato un intervento per aprire la discussione dopo, perché sono certo che vogliamo fare una lezione partecipata. Questa è una lezione all'interno del dottorato di politica, cultura e sviluppo e della classe di teoria dello sviluppo economico alla magistrale del corso di laurea in scienze politiche. E il tema, come c'è scritto, è il ruolo dell'agente di sviluppo, però prima di inquadrare questo tema, insomma per inquadrare questo tema, devo dire due piccole cose su come, quali sono i modelli di sviluppo locale, no? Cioè quelli che negli Stati Uniti, per esempio, che io conosco meglio, si chiamano modelli di community development, quindi non sviluppo solo economico, ma della comunità. E ricordo dai miei studi fatti lì che si distinguevano tre grandi approcci allo sviluppo comunitario. Il primo era definito tecnocratico, il secondo movimentista e il terzo costruttivista. Brevemente faccio degli esempi. Il modello tecnocratico è quello che abbiamo vissuto in Italia nella stagione della Cassa per il Mezzogiorno e dell'intervento straordinario che va dagli anni 50 alla fine degli anni 80. È un modello dall'alto in cui bisogna costruire le infrastrutture del territorio rurale, delle aree marginali, quindi è un'opera essenzialmente ingegneristica che serve a portare strade, elettrificazione, irrigazione. Poi c'è un approccio movimentista, questo negli Stati Uniti d'America, ma noi lo vediamo in fenomeni come quello del NOTAV in Italia, no? Cioè in cui lo sviluppo economico confligge con gli obiettivi locali, quindi dà adito a una serie di movimenti che comunque contribuiscono allo sviluppo perché lo modificano. Alla fine c'è l'approccio costruttivista, che è conosciuto anche come quello della costruzione della capacità locale o delle appunto capabilities, e questo è l'approccio più in voga dell'Europa, diciamo, sin dalla nascita dei fondi strutturali, delle politiche di coesione. La più recente versione di questa politica è conosciuta come strategia S3, no? Smart Specialization Strategy, o della specializzazione intelligente, che permea di sé la terza fase, cioè questa fase di politica di programmazione che va dal 2014 al 2020. Ora, in questo terzo approccio, che è quello della costruzione della capacità locale, la nostra ospite di oggi pomeriggio, Dolores Deid, è stata una protagonista in una fase storica in cui, grazie a personaggi come Aurelio Ciampi e Fabrizio Barca, la politica appunto per le aree marginali italiana si è trasformata da top down a bottom up. Quindi bisognava fare qualcosa perché questa capacità locale si rafforzasse, non è che in tutte le comunità era possibile avere le capacità per farlo, cioè capacità che vanno dall'innovazione ma anche allo stare insieme, a mettere in rete tutte le esperienze di successo.
E in questa, in questo ambito io vedo la figura dell'agente di sviluppo. Dolores De Ida, ma anche insieme a colleghi come Mimmo Cersofino, che stava qui a momenti, e altri prodotti di quella stagione, no? Che vedo qui come Francesco Calà o Alfredo Fortunato, ci accompagneranno per i più giovani in questa discussione a spiegare meglio cos'è l'agente di sviluppo e perché in una fase di in un cambiamento di politiche da top down a bottom up c'è bisogno di questa figura. Questa è la domanda di oggi: perché c'è bisogno dell'agente di sviluppo? Io dico solo una piccola notazione, poi do la parola alla relatrice, no? Se io leggo dal documento europeo della strategia di cui vi ho parlato, quella più recente di specializzazione intelligente, si tratta di fare un processo di scoperta imprenditoriale, cioè scoprire le emergenze innovative che ci sono in Calabria e cercare di capire come questi che ce l'hanno fatta a esportare i loro prodotti all'estero, a far crescere la capacità economica locale, possono essere riprodotti in altri ambiti del territorio. Dico questo anche perché magari è una mia visione, e poi la relatrice ci dirà se è una visione giusta o deformante la mia. Nei passati 20 anni, che sono proprio l'arco temporale di cui ci occuperemo, purtroppo questa politica dal basso non è stata sviluppata come la teoria che Dolores si dirà avrebbe richiesto, no? Ma si è, molti studi anche di Cersosimo, di Trigilia, di Mariella Mirabelli del nostro dipartimento pure dimostrano, insomma, sono stati anni in cui all'approccio dell'intervento straordinario si è contrapposto un intervento cosiddetto a pioggia, in cui è vero che hanno deciso le comunità di base, però hanno deciso secondo una logica, come dire, più, oserei dire, elettoralistica che non di sviluppo, per cui tutti sono stati accontentati, però l'impatto poi di questa enorme spesa che c'è stata nel Mezzogiorno non è stato, non ha superato, diciamo, quello che è in termini keynesiani un'iniezione di denaro pubblico nelle aree. Ecco perché io vedo con molto favore questa strategia di specializzazione intelligente, che invece cerca di individuare le emergenze, di metterle in rete, e non credo che questo lo potrà fare la Regione Calabria così come è attrezzata oggi nelle figure classiche che ha nei suoi quadri, no? Penso che invece occorrerebbe appunto un esercito di agenti di sviluppo, di cui adesso Dolores ci tratteggerà.